Bene, se sei qui ovviamente è perché non ti era chiaro cosa stavo spiegando prima nella lezione precedente riguardante la costruzione degli accordi e di altre cose. Io parto dalla prima nota di Do, per cui ti faccio semplicemente vedere come possiamo, per costruire, diciamo in senso trasversale lungo il manico, la scala di Do maggiore. Io parto dal Do, che è la tonica, quindi della scala maggiore, no? Che avevamo visto, possiamo suonare benissimo in questo modo. Tu vedi che io qui ho una nota, la tonica, a distanza di un tono, per cui di due semitoni, vedi? Tonica quindi, tonica, semitono, tono, 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 tono. Torno indietro, chiaramente. E quindi con questa distanza, tonica, tonica, semitono, tono, 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 semitono, ho una scala maggiore. Se io parto, ad esempio, che ne so, da la nota di La, da secondo tasto, quindi della corda di Sol. Senti che la costruzione, il senso della scala non è cambiato. Cambia il contenuto delle note. Perché ovviamente avrò un do diesis, chiaramente avrò un fa diesis e un sol diesis. Cioè, non ci sono più note naturali. Ok, ti metterò sul blog, e lo puoi scaricare qui, lo puoi andare a vedere, quello che sono tutte le note all'interno, scusami, faccio un po' fatica a parlare, troverai tutte queste note che possono essere all'interno di tutte quelle che sono le scale che non sono di Do maggiore. Perché ovviamente all'interno di Do maggiore non ci sono note che non sono, ovviamente, che possono solo essere all'interno di Do, solamente note naturali. Se vado in Sol maggiore, chiaramente avrò un fa diesis. Nel momento in cui io vado in re maggiore, avrò dentro già due note che non sono più naturali. Ok? In la maggiore ne avrò altre tre che non sono più naturali. E così salendo. Quindi, infatti, in una direzione che sarà quella di diesis, avrò ad ogni nota una nota che cambia. E in un'altra direzione avrò i diesis, quindi non avrò, scusami, non i diesis, ma avrò i bemolle. Quindi presumo che tu abbia sentito parlare di questa cosa. In tal modo noi avremo praticamente 15, in un certo qual modo, tonalità. Non sempre vengono chiaramente utilizzate tutte queste tonalità, ma questo ci dà la possibilità di poter cambiare tonalità, ma soprattutto dà la possibilità a certi strumenti di viaggiare e di suonare con molta più facilità e a molti cantanti di poter adattare alla loro voce molte canzoni, ok? Questo è uno dei motivi per cui le tonalità vengono utilizzate. O cambiare chiaramente anche le tonalità all'interno dello stesso pezzo, ok? Per dare un cambio di tonalità. Vado avanti, per cui, ad esempio, la prima cosa che noi dobbiamo aver capito è la costruzione di una scala maggiore, che è proprio semplicemente questa: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Al sesto grado, per cui, noi abbiamo la costruzione di una scala minore naturale. Ok? La scala minore naturale chiaramente ha una costruzione diversa, che sarà tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Infatti, se io parto dal La, che è questo qui, ok? Che è, magari qui lo vedi meglio, vedi che ho dalla nota del La alla distanza del Si ho un tono. Dal Si al Do ho un semitono, Do re tono, re mi tono, mi fa tono, fa sol chiaramente tono, tono. Ok, quindi abbiamo detto tono semitono, tono tono, semitono, tono tono. Questo ci dà anche in questo caso, ovunque io parta, la costruzione di quello che è la scala minore naturale. Quindi per ogni altra scala che fa parte chiaramente della mia tonalità, io le potrò spostare e avere delle costruzioni. Quello che mi interessa, ovviamente, se io riparto dalla scala maggiore naturale di Do, ad esempio quello che noi potremmo definire come modo ionico, è che se io dal primo grado, ok, che ad esempio è un Do, vado a un certo punto a richiedere di poter esercire un tono, scusami, un grado, quindi dal primo grado, avere un accordo. Da cosa è fatto questo accordo fondamentalmente? Quindi,
Questo accordo è formato fondamentalmente dal terzo grado e dal quinto grado. Quindi, pensando al Do, avrò un Do, un Mi e un Sol, perché il terzo grado Do Re Mi, Mi Fa Sol. Quindi chiaramente avrò. Ok? Quindi avrò queste tre note. Infatti, il Mi ce l'ho in questa posizione. Infatti noi definiremo queste note come triadi, ok? Chiaramente la prima cosa da poter cercare di memorizzare è il fatto di prendere la nota, la tonica di partenza, il Mi in questa posizione, quindi la terza, e il Sol in questa posizione, anche perché io non potrò suonare nella stessa posizione, la tonica, la terza e il Mi che si troverà. E il quinto grado che si troverà nella stessa posizione di quello che è la terza. Vedi? Ok? Di conseguenza, questa diciamo che è la prima posizione, una forma di base di quello che è la triade della root form, viene definita. Molto importante memorizzare quello che ti sto facendo vedere, per avere una chiara visione di quello che saranno tutte le triadi basate sulla nostra chitarra. Ok? Prima posizione, root form. La mia tonica di Do viene spostata al canto, quindi avrò il Mi, il Sol e la tonica, quindi semplicemente la terza, la quinta. Ok? Sposterò la mia terza al canto, avrò la quinta, la tonica e la terza, per poi ritornare ad avere chiaramente quello che era la tonica, la terza e la quinta. Per cui. Ok? Anche questi li potrai scaricare e dovrai memorizzarli. Per cui, ovviamente, ripetiamo. Base, terza, quinta, base. Mi sposto, vado a cercare. E vedo che la fase di forma, cioè quella che ho qui, la trovo anche in questa posizione. Ok? Vedi che sono la stessa. La terza, la quinta e la tonica. Vedi? La seconda, quella che io avevo qui, ok? Ce l'ho in questa posizione. È chiaro che alcune posizioni cambiano per il fatto che il Si è leggermente spostato rispetto chiaramente al Sol. Qui non abbiamo il Si, per cui cambiano leggermente alcune forme, no? Vedi? Root form, vedi? Vedi che qui ho dovuto avanzare di un semitono, no? Quindi. Quindi anche in questo caso parto con la terza, la quinta e la tonica. Quindi rifacciamo. Ultima, che poi partirò da qui o da qui. Vedi che parto con la seconda, che è quella che è qui, che è quella che è qui, vedi? Tonica, terza, quinta, vedi che è uguale a questa. Ok, la quinta la metto al canto, quindi vedi terza. Quinta, tonica. Sposto la terza al canto e ho la quinta, la tonica e la terza. E ho ricoperto praticamente tutto il canto. Cioè, ho ricoperto tutta la chitarra. Perdono, vedi? Seconda, tonica, terza, seconda. Ok? Queste fondamentalmente noi le definiamo triadi.
base di forma, root form, first form, quindi prima base, cioè ok, primo canto, ok, seconda. Quindi è importante partire e pensare, no? Io parto col do. Vedi che ho il do sotto. 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 Quindi ho il quinto al canto. Poi a un certo punto dico, ok, voglio avere la terza sotto. Ce l'ho qui. Ce l'ho qui. Ce l'ho qui. Ce l'ho qui. È sempre la stessa cosa. Non cambia mai. È sempre lo stesso tipo di canti. Cioè è sempre il do, il mi e il sol. Ma sto spostando i tipi di canti. Ok, prima c'era al canto chiaramente il sol, poi invece metto al canto il do. Prima c'era al basso il do, adesso c'è al basso c'è il mi. Ok, devi ragionare in questo modo. Ok? Ultima. Adesso ho al basso il sol e il mi. Vedi? Ok. Queste si chiamano triadi. Non è proprio semplice. Per chi deve partire. Questo vuol dire chiaramente studiare veramente un po' la chitarra. Le puoi leggere, ma devi suonare tanto. Vedi che io non ho seguito più semplicemente il dire ok, parto da qui, mi sposto così, faccio questo, cioè non ho sequenzialmente spostato la mano, ma ho a un certo punto detto questa è la mia root, questa è la mia root, questa è la mia root, questa è la mia root. Questa è la mia first, questa è la mia first, questa è la mia first, ok? E questa è la mia first, questa è la mia second, questa è la mia second, scusami, questa è la mia second, questa è la mia second, questa è la mia second, e questa è la mia second. Cioè, cerco di essere un minimo consapevole di quello che voglio ottenere. Ok? Questo semplicemente sono le triadi. Che cosa mi manca per arrivare a ottenere un accordo? Mi manca una quarta nota. Perché chiaramente queste le ho definite triadi. L'accordo è fatto da una quarta corda. Quindi una tetrade mi manca una settima. Ovvero ne abbiamo prima, terza, quinta, settima, che è semplicemente terza, terza. Terza, sono tutte sequenziali terze l'un dall'altra. Per cui, quello che ti faccio vedere è sempre da poter scaricare. Memorizza per adesso queste 12 e dire primo maggiore 7 di do. Re minore 7 di La, Mi minore 7 di La, Fa maggiore 7, ok? Do 7, molto diverso, no? Da Do maggiore 7 a Fa maggiore 7, ma Do 7. Se noti bene, vedi che Fa maggiore 7 questa nota in questa posizione, il do, il fa, ho spostato le dita in questa modalità. Senti bene, quando è maggiore 7, questo è un dominant. Quando è maggiore 7, major 7, La minore 7, guarda bene come lo suono, minore quinta bemolle, semi diminuito di Si. Per cui i maggiori sono due, primo, quarto grado, Do e Fa. I minori sono tre, il Re, il Mi. Dominante 1, il Sol,
e il semidiminuito è uno che parte dal si. Arrivare, semplicemente fare. Maggiore, minore di re, minore di mi, maggiore 7 di fa, come abbiamo detto, dominante di sol, minore 7 di la, semidiminuito di si, ok? Quindi parto ad esempio col do da qua, ok? Vedi, in questa posizione, e chiaramente le posizioni cambiano molto, no? Per cui stato root form, anche in queste, sempre sono tutti root form, eh? Do maggiore, partendo dalla corda del re, re minore 7, re minore 7, molto importante che tu non faccia questa cosa. Okay? Perlomeno non è corretto dire molto importante, perché in realtà, nel senso, io riesco a metterla in questa posizione come tante altre persone, però è chiaro che se non riesci, mettilo pure così, trovo più, ok, in modo tale da poter aggiungere altre note, ok, per cui sempre maggiori sono chiaramente il do e il fa. Ok, quindi do maggiore, re minore 7, mi minore 7, fa maggiore 7, do 7, sol 7, ti chiedo scusa, mi e la minore 7, b minore con la quinta bemolle. Vedi? Quindi questi sono gli accordi su cui, secondo me, ti devi un po' soffermare, anche perché magari in ogni situazione dire... Anche se io suono, non vado a prendere altre corde, non mi suona male, cioè anche in questa situazione. Memorizza gli accordi così come li abbiamo costruiti, studia sulle triadi, memorizza come abbiamo costruito le triadi e il perché le abbiamo costruite. Ok? Se hai delle domande, info@marcoburacchi.it e tutto quanto. Insomma, buona continuazione.